Ok, questo è uno dei format che sicuramente stavate aspettando più di tutti. Benvenuti in un nuovo video di questo avvento di Joe. Come state? Spero tutto bene. Come avrete intuito dal titolo, questo è un grandissimo format, una cosa che io volevo sperimentare da tantissimo tempo e finalmente è giunto il momento. Si parla di reaction a cose imbarazzanti, reaction a cartoni che non ho mai sopportato, reaction a cose che magari ho visto e mi hanno cringiato tantissimo. E quindi partiamo subito con una serie che sicuramente tante bambine, piccole bambine dentro di voi nascoste avranno amato, ma che io ho sempre odiato, ovvero le Winx. Andiamo a vedere appunto il primo episodio di questa serie cringissima a mio avviso. Io non l'ho mai visto per intero, quindi partiamo. Una fata a Gardenia. Sveglia marmotta, il sole Marmotta, sorge. ma cosa succede? Ma come fa a cambiarsi in questo tempo zero questa ragazza? Ma che poteri ha? Perché io sono in vacanza, la scuola è finita. Ma che razza di scherzo è questo? Razza di madre Ci sei sei? caduta, eh? Ma che razza di Io madre sono. sei? Sei rimasta con la luce accesa fino a tardi. Stavo leggendo. Questo Se stavo sole fa leggendo. sorridere. Ti assicuro che non Perché con passerò le certo gambe l'estate in storte? Ma negozio cosa ti metti né con le gambe andrò d'estate con i miei storte? amici. Io ho già 16 anni, papà. 16 Già, solo anni. 16 anni. Ma come cammina? Beh, dai, un'amici. Ma cosa ti Grazie. lamenti? Una bicicletta! Visto? È rimasta senza parole. Dai! Un motorino, Mike. Quegli aggeggi sono pericolosi e poi lo sai quanto costano. Oddio, che Risparmiamo cliché il un po', non motorino possiamo prima comprarlo. pericoloso, che cliché. Papà. Ma Non solo io noto aspettarti questi troppo. movimenti convulsi assolutamente poco fluidi nelle persone. Oh, Ma perché sviene? Ma che cos'è? Questa scena è piuttosto promiscua, lo sto notando solo io o anche voi? La potenza del bastone! Sì! Ora ti rompo come un Ma giocattolo. come l'ha presa? Buon capodanno! Potente! Me la pagherai! Me la Guarda lo pagherai! scettro, non so che ti meritavi, bestione. Penso che li abbia visti, Bloom, non c'è bisogno che glielo dica. Oh no, i miei bellissimi jeans! Che look! Sarà meglio tornare a casa, questa ragazza ha bisogno di aiuto. Quindi se la porta a casa, cioè una sconosciuta Vieni così. avanti. Non ci sarebbe niente di ridicolo se mettesse quegli stramaledetti occhiali. Prenderlo una buona volta. Ma quegli occhiali? Niente di ridicolo, avrei Non qualcosa da serve il tuo ridire parere, quella comunque. ragazza. Un oggetto insignificante Ah, per noi. ecco Acciaio, cosa argento, serviva a strappare i preziosi. pantaloni. Bene, torna. Già. Ti prego, smettila con queste sciocchezze. Il troll con i piercing al capezzoli è pazzesco. Io non riesco ancora a capire che cosa è accaduto al parco. Si Quello sono che è strappati i salvato jeans. prima. Diverso. Beh, dipende dai punti di vista. Lo sai, Stella, Le quello che è pose sono successo. fantastiche. Con la tua energia puoi fare qualunque cosa. Tipo, oddio, la cosa più insulsa che poteva farle vedere. Questo l'hanno preso da Mary Poppins. Ma tra l'altro questo troll indossa una cintura di castità come se avesse un'utilità. Quello è il college di Alfea. College! Come si esce da qui? È facile, basta fare un salto. Così. E che salto! Secondo me è il coniglio che dovrebbe Ma andare a Gardenia che stai combinando quel coniglio? Ora. Magix. Oh sì, il momento trasformazione era quello che aspettavo. Avrei qualcosa da dire sui costumi, ma essendo un amante di Sailor Moon, questa parte della trasformazione non posso non amarla. Dobbiamo cercare di dividerli. E loro stanno fermi. Assolutamente un'ottima tattica. Sto fermo in attesa che tu faccia qualcosa. Ti spiacerà molto per il tuo bel visetto. I genitori che scappano dalla finestra, però. È che viene lanciato dalla finestra e non riporta nemmeno un graffio. Io sono pronto. Bene, ora lo porteremo alle prigioni di Fonte Ah, Rossa. beh, dobbiamo introdurre i Bellocci. Steven, Sto giustamente quello che piace a me è quello che viene sconfitto per primo.
prima volta che i personaggi maschili sono più bravi delle femminili. Ma ancora... Il potere del patriarcato. Donne. Oh, avevo detto che ce l'avresti fatta. Questa è Dragon Ball comunque. Tirare via un graffietto così, la mano santa, come si dice. Ti presento i nostri bustacchioni. Bustacchioni? Che termine moderno. Dove credi di andare? Con l'arantipulci. Sembra un videogioco, giuro. Sorriso spontaneo. Che disastro. Fai te, ti ha distrutto casa. Allora hai proprio deciso. Sì, andrò con Stella nel regno di Magic. Così, senza modo di descrizione, senza informazioni, Deplian. Tutto sulla fiducia. Prometterci che tornerai a me finiranno i come si dice? Tanto piacere tutti insieme. Tanto piacere tutti insieme, non si dice, Stella. Cioè, te lo sei inventato te. Ma prima non sono entrati così. Ma che invenzione è? Ma prima sono passati attraverso il quadro. Cosa è cambiato? Sei caduto sul sedere, come fa a farti male la testa? Le lezioni stanno per cominciare. Come fai a sapere che le lezioni stanno per cominciare? Te lo sei inventato te? Vabbè, che dire, ragazzi, è veramente un cartone che sono felice di non aver visto, che non mi abbia risucchiato quando ero piccola, insomma. Se volete che la serie delle reaction vada avanti con le Winx, fatemi sapere mettendo un bel pollice in su. Altrimenti, oltre al pollice in su, consigliatemi qua sotto nei commenti con quale serie dovrei fare una bella reaction. Più imbarazzanti, sono pronta a vederle e commentarle qua insieme a voi. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel pollice in su. E se questa reaction pensate possa divertire i vostri amici, parenti, conoscenti, condividete questo video su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto ciò che faccio su questa piattaforma, cliccate sul tasto iscriviti e anche sulla campanella ovviamente per non perdervi nemmeno un video. Ci vediamo domani con un nuovo video dell'avvento di Joe, solo su Giocate Bookswriter. Un bacione, ciao ciao! Magic Queen!